나는 벌써 딱 한 명이 눈에 들어온다. 키리! 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 리기! 리기! 에이, 나무라토! Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, ragazzi! Un video che sinceramente io mi aspettavo di fare tra 10 anni almeno. E invece siamo qui oggi e vi dico ufficialmente: facciamo la reaction al primo reality dating show gay omosessuale in Corea, in coreano, per un pubblico coreano. Ma che sta succedendo? Se mi seguite sapete la situazione in Corea a livello omosessuoso non è che sia proprio il paese più aperto mentalmente. Questa volta sono stato io a vedere il programma, lo farò vedere ad Anna che invece non sa nulla, quindi sono io che ti spiegherò cosa succede. E io non so se sono pronta a vedere questa cosa. Tu non sei pronta, te lo dico già in anticipo. Adesso cominciamo, dai, che poi ci commenteremo pian piano. 3, 2, 1. Allora, direi di incominciare. Cominciamo dall'introduzione di questo programma. 과감한 남자들의 솔직한 고백이 이어질 남의 집. Mi piace come sottolineo coraggiosi. Sono coraggiosi. Perché esatto, per innamorarsi bisogna avere coraggio, soprattutto se si è gay in Corea. Esatto. E ora ricominciamo con la presentazione dei concorrenti di questo reality show, le persone che devono trovare l'amore della loro vita in questa settimana. Cioè, Isamyeon은 뭐 키가 bello lui. 작은 대로 귀엽고 더 크면 더 큰 대로 귀엽고. Vabbè, gli piacciono tutti. Ok. Ok, ha aperto qualsiasi cosa. Più alto va bene, più basso va bene, ci sta. 16살 때부터 23살까지 아이돌 연습생 하다가. 우와. 우와. Che bellino. Ci sta proprio la faccia da idol comunque, sì. C'è proprio l'idol medio coreano è lui. 저는 권혁준이고요. 나이는 35이에요. 그 저는 헤어 디자이너로 일하고 있어요. 와. 와. 헤어 디자인. Ma che? Perché sei un portiere? No, incredibile. Avessi detto sono un ingegnere navale, nucleare, capito? Parrucchiere. Parrucchiere, cioè nel senso. Ha la pettinatura di Sailor Moon, tra l'altro, quella di così, quella di a cuore. A cuore. Il parrucchiere lo chiameremo Sailor Moon, perché ha proprio lo stesso stile di capelli. 저는 솔직히 막 이렇게 만나면서 삼각관계 구도가 되게 많았어요. Bravo lui, eh? Ci dà dentro con i triangoli. 솔직히 얼굴도 어느 정도 생기고 성격도 좋고 돈도 잘 벌고 어리고 심지어 어리고. Dove lo trovo uno più piccolo però gnocco che guadagna un sacco, un ereditiere? Deve prendere uno che a 19 anni è un direttore d'azienda, no? non lo vedo così difficile. Un ereditiere. 나이는 21살이고. Ho capito, però se ne hai 30 sei vecchio, se ne hai 20 sei giovane. Che età devi avere in Corea? 25 e basta. 지금 헤어랑 메이크업 아티스트 하고 있는 이정현이라고 합니다. Ma è Gio! Ma non è Gio! È Gio! Fa il make-up artist, ecco perché 10 anni di differenza, è Gio versione piccola. Troppo giovane per te. No. Ma prima di tutto stai calmo. Lui sarà il Gio. Perché... Il Gio. Esatto, okay. Gio per come make-up artist. 이상형은 저보다는 그래도 옷을 조금 잘 입어주시는데? 저는 나이는 26살이고 영상 크리에이터랑 영상 편집 관련된 거를 계속 공부하고 있어서. 아, 인플루엔서. 인플루엔서. 세모 노이. 외형적인 이상형은 좀 저랑 반대되는 눈이 좋은 것 같아요. 좀 갸름하시고 피부도 하얗면 좋고 손가락도 길고. Mi sembrava strano che ancora nessuno avesse detto che volesse qualcuno con la pelle bianca. 저는 소믈리에로 근무하고 있고요. 손님들 기호에 따라서 와인 추천해드리고. Bello lui, fa il sommelier. Bello, bello, io approvo. 발랄을 하면 좋고요. 미소가 이쁜 사람이 좋은 것 같아요. 저는 아시다시피 김창민이고요. 29살이고. 오. perché vecchio, giusto? Perché se siamo lì con i 30. 요식업계에 종사하고 있습니다. 오. Ah, quindi è un cuoco. Ok. Sono presentate tutte, adesso entriamo nella casa dell'amore. Prima di continuare, volevo dirvi che io torno in Italia. Torno in Italia perché sarò ospite della Korean Week organizzata dall'istituto, una parola difficilissima da dire, Istituto Culturale Coreano in Italia. Si terrà dal 20 al 26 di ottobre a Roma. Ci sarà un evento, ragazzi, in cui sarò il, posso dire,
protagonista senza sembrare spocchioso? No, però puoi dirlo. Allora, sarò il conduttore. Ok. Spero veniate in tanti a vedermi. Si parlerà di K-pop, si parlerà di Corea, si parlerà di tantissime altre cose. Tutti gli eventi della Korea Week, ragazzi, sono gratuiti, quindi cioè veramente non avete scuse. Oltre a questi eventi, la Korea Week è piena veramente di eventi gratuiti, spettacoli, film, proiezioni. Ci sarà qua tutto in descrizione se avete curiosità. E noi adesso continuiamo con il video. Adesso praticamente devono fare il loro primo appuntamento. Okay. In che modo mai avranno trovato il loro perfetto partner per il primo appuntamento? Con un metodo assolutamente scientifico. Ok. Ovvero pescare a caso il nome con dei bigliettini. Grazie. Beh. Okay. Sailor Moon. E il cuoco. Che ti dirò, secondo me ci sta. Oggi? 처럼 선이 막 이렇게 굵직굵직한 눈곱이가 아니라서 오히려 이렇게 좀 선이 굵직굵직한 사람들 좋아하고 저는 부드러운 분이 부러워져 약간 ma che ma allora siete perfetti l'uno per l'altro. Che conversazione incredibile. Ah, poi abbiamo l'idol con il sommelier. 되게 하얗셨어요. 되게 하얗고 피부가 엄청 좋으시네요. La prima conversazione che fai giustamente analizzi i tuoi punti neri. Ci sta, perché la prima cosa che mi ha detto Min è hai la pelle molto secca. Quindi se devo dire sì. Ok, loro si incontrano. Chi abbiamo? Abbiamo l'influencer con Gio. Oh, 네. 근데 왜 제가 형이에요? 그냥 Ah, e lui ha deciso di chiamarlo vecchio fin dall'inizio. È come quando la ragazza chiama Oppa il ragazzo, no? Secondo me per un uomo un po' diverso. Dici? Secondo non me, so. Non so, vediamo come lui l'ha presa. Vai, vedi? Che gnocco. Scusa, io non riesco a concentrarmi. Adesso è arrivato il momento di scegliere le stanze, perché questa casa ha delle stanze singole ma anche delle stanze doppie o delle stanze proprio orgione, quindi qualcosa potrebbe succedere. L'idol è finito in stanza da solo, ma gli sta un po' stretta questa cosa, perché è innamorato. Cosa succede in questo programma? Praticamente ogni tot giorni devono fare delle chiamate, quindi loro hanno il numero di telefono di tutti e possono scegliere chi chiamare che gli piace, che insomma è un po' una dichiarazione d'amore stile seconda media. Buonasera. 네, 잘 들립니다. Emozionatissimo, lui è innamorato. Oh, Sailor Moon! È innamorato di Sailor Moon. Ah, però sì, ci rivedo abbastanza assieme. Adesso passiamo all'influencer. Chi mai avrà scelto? Io, sì. Oh. Oh? 형이네. Ehi, il cuoco! Io, sì. Oh, 앞으로 일주일 동안 잘 부탁드린다고 전화했어요. Adesso abbiamo invece il sommelier. No, ancora! Ancora il cuoco! Lui sente il peso di essere troppo gnocco comunque. Ma più che altro perché lo sta rispondendo assieme all'altro tizio in stanza. Che ansia. Oh, 굉장히 호감이 가십니다. 감사합니다. 앞으로 친하게 지냅시다. 네, 감사합니다. Per niente imbarazzante queste conversazioni. Ah, invece abbiamo adesso Sailor Moon. Ah. Ma che è? 네, 여보세요. 네, 안녕하세요. Ma perché secondo me è proprio quella normalità che secondo me ci sta. Il classico ragazzo della porta accanto. È passato il primo giorno, incominciano gli appuntamenti. Abbiamo Gio con il cuoco. Oh. I due diciamo fisicamente un po' più belli. Io che sette. 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 Io 약간 좀 형상화시킨 것 같이 생겼어.
sempre queste discorse. Ma cioè, è bellissimo che sembra normale questa cosa. Comunque volevo dirti che tu sembri un golden retriever. Cioè, nel senso. Oh. Ah, grazie. Incredibile, questi autori hanno capito che così il ritmo non stava andando avanti. E hanno deciso di introdurre un personaggio nuovo. Vediamo chi è lui. Annyeonghaseyo. E lui che lavoro farà mai? Il DJ? No. Oh, la drag queen! Addirittura! Sì, la prima cosa che fa appena entra in casa cos'è? A Sailor Moon, così, ma sta rubando... Subito ruba il fidanzato all'idol anzitutto e anche al cuoco. E anche al cuoco. 은채는 낯선이로부터 비밀 데이트 신청을 받았는데요. 안녕하세요. 저는 31살 댄서 호킵으로 활동하고 있는 이정홍입니다. 키에서 데이트요. 오라 누아보! 좀 되게 시끄러운 발레리나 많이 아, 외향적인 캐릭터로 살고 있습니다. Ma come si vede proprio casa nuova. E adesso ragazzi, finalmente la parte interessante di questo reality, che non riguarda loro che si inciucciano a vicenda e non fanno il nulla cosmico, ma riguarda insomma le loro vite, quindi parlano un po'. Capiamo com'è essere omosessuali in Corea dal punto di vista di un coreano. Coming out을 이제 가장 처음에 한 거는 중학교 때 친한 친구한테 맨 처음에 말했어요. 그때 진짜 막 벌벌 떨면서 막 제가 막 무슨 죄인이 된 것 마냥 했거든요. 예, anche io mi sentivo proprio sbagliato, cioè come se le cose che io sentivo non erano corrette. Quindi dici, ma perché se mi dicono che a me devono piacere le donne, mi piacciono gli uomini? Cioè, capito? È proprio confusionario. 그런 걸로 나중에 일어나진 않지만 협박 같은 거를 한다든지 주변 분들이 절대 몰라 했으면 좋겠다고 다짐을 했었기 때문에. Ricordiamo veramente che in Corea sono spietati con i commenti e tantissime persone si sono anche suicidate per i commenti. La prossima domanda è la cosa, cioè il momento che ti ha più ferito. 더러워 이런 뭐 혐오 발언 이런 것들이 좀. Questa cosa di dire sporco, oddio, torotta. Ho fatto vedere per esempio il mio video musicale a delle persone, la prima cosa che hanno detto è mamma mia, ma che roba sporca, cioè sporco, cioè come se fosse una cosa pornografica, capito? Ma 혹시 나 좋아하는 거 아니야? 이런 말을 정말 많이 들었어요. 네, 근데 저도 보는 눈이 있기 때문에. Ah, vabbè. Vabbè, questo è un classico, ragazzi, ma, sì, questo, sì, ma c'è ancora forse anche in Italia sta cosa che dici a uno sei gay, ma non è che ti piaccio. Mi piaci, ma per gentil cortesia. No, 어디 아픈 거 아니냐? 그런 말은 안 했으면 좋겠어요. Si è sentito dire che è malato mentale, perfetto. Vabbè, ma in realtà anche in Italia c'è ancora gente così, certo. Ma anche in Corea ci sono le cliniche per curare questa malattia. 뭐 아직은 이런 시대는 아닌 것 같다. 물론 많이 좋아지긴 했지만 아직 그런 부정적인 반응이 좀 많거든요. 부모님한테 불효라고 생각이 들지 않는데 불효라고 교육을 받아왔어요. 주변 분들한테 계속 거짓말해야 되는 거. 거짓말을 해야 하게 되는 상황들이 생기더라고요. 뭔가 그 당시에 너는 왜 여자를 안 만나냐. 집에서도 네. 그런 말씀들을 많이 하셔가지고 그런 걸 입증할 만한 그런 게 필요하던 차에 그 섭외가 들어왔었던 거고 그래서 거절하지 못했습니다. 일종의 방어막이 좀 필요했었던 것 같습니다. 네. In questi giorni l'influencer si è un po' avvicinato al sommelier e ha deciso di confessargli il suo amore. Adesso vediamo la reazione del sommelier. 무슨 마음으로 자꾸 그렇게 플러팅을 하시는 겁니까? 아니 난 좋으니까 플러팅을 하겠죠. 안 좋은데 플러팅을 할 수 있나? È direttissimo lui, eh? Ah, infatti, ma guarda, i più piccoli mi sembrano quelli un po' più svegliotti. 그러면 일단은 창규도 어떤 지금 우리가 3일차밖에 안 됐으니까 창규도 앞으로 어떤 데이트가 남아 있을지 모르고 어떤 그쵸? 사람과의 어떤
이렇게 공감이 유대가 있을지 모르잖아. madonna come rigira la frittata come rigira la frittata per dirgli che non è interessato a lui è incredibile. Io lo faccio per il tuo bene, ti stai chiudendo le possibilità. Chi chiama stasera il cuoco a parte tutti quanti? Ma chi sarà il primo a chiamare il cuoco? Io sono 데이트 같이 처음에 한 거 고마워가지고 알겠어요. 잘 자. 네. È lui! È il makeup artist che finalmente ha preso il coraggio, perché praticamente lui voleva chiamarlo il primo giorno, ma gli altri, cioè tutti chiamavano il cuoco. Hanno fatto l'appuntamento e finalmente ha preso il coraggio e lo ha chiamato. Sto benedetto cuoco, ok, che lo vogliono tutti. Chi cavolo chiamerà adesso? 여보세요? 안녕. 난 창민이야. Finalmente si sta formando una coppia, forse? Sì, tic-tic-tic, tic-tic-tic. Guardali tutti gelosi a manetta. In tutto ciò, l'idol come l'ha presa? Non lo so, sono già indoro. Figurati. Lui che dice a tutti che sta male. 4 giorni che ha rifiutato a pesci in faccia dal cuoco. Come reagiranno i suoi compagni di stanza, i suoi amici? Ma non c'è questo pregiudizio che di solito i gay sono più empatici? Proprio zero, zero. Cosa succede? Continuano a dormire e si sa che nella notte con Gio ha deciso di dormire con Gio. Ma stiamo scherzando? Aveva 정연이와 같은 침대를 쓰기로 정했습니다. Sta esprimendo qualche sentimento per caso? Sì, sì, però la sua faccia dice esprime tutto tranne che sentimenti. La gara di go-kart. In base al numero di go-kart scelgono chi sta in camera con chi. Ok, il primo vince Changmin, ok, che è il cuoco. 굳이 나를 왜 뽑았을까라는 생각이랑 살짝 어색한 것도 있고. Sailor Moon? No, ma è giusto così, perché si era scelto all'inizio con Sailor Moon. Con Gio ci ha già dormito. No, sì. Non ha senso, sei no, stronzo. No. 뭐지? 오늘 내가 좀 별로였나 싶었어요. No, amore. Certo che sono tutti super depressi, però, cioè che si sentono delle merde. E lui, quindi, giustamente, dice, vabbè, Changmin non mi ha scelto. Oh? Io giustamente mi prendo la stanza da solo e vaffanculo a tutti. È giusto così. Perché o è il cuoco o nessuno. Ma i drammi finiscono qui secondo te? Ma perché ci sono drammi? Questo è, preparati al dramma. E questo è tutto per questo video, fine della prima parte, perché come al solito la seconda parte sarà sul canale di Anna. E tra l'altro Anna, so che hai un annuncio da fare ai nostri fans. Eh sì ragazzi, perché se volete acquistare prodotti di skincare coreana abbiamo aperto un sito online che spedisce direttamente dall'Italia. Anche io? Ma perché io mi sento un po'... Parte. Vabbè, se mi dai parte dei soldi va bene. Va bene. Un sito online www.persincoreashop.com dove potete acquistare prodotti di skincare coreana. Di qualità e posso dire anche economicamente, cioè costano poco, quindi ve lo consiglio assolutamente. Poi Anna mi ha anche chiesto a me, cioè consiglio sui prodotti, quindi sono anche approved by me. Allora... Quindi. No, non è che allora, però addosso da... No, vamma al culo, ti cancello questa parte, non fai la promozione del tuo... Ma pensa a te, ma stacca fuori! Era una cosa positiva! Volevo anche dirvi che ci saranno dei workshop K-pop a Milano, sempre con Eugene e il ballerino dei BTS. Per adesso è tutto sold out in realtà, però beh. Però stiamo pensando di fare una classe ulteriore, quindi nel caso voi foste interessati a venire e non lo sapevate perché non mi seguite su Instagram, insomma vi lascio qua il form qua in descrizione. Sarà serale comunque, perché comunque tutte le altre lezioni sono... prima sono piene, quindi vabbè, ci sarà tutto scritto qua perché parlo. Pizza carbonara. Ciao. Ciao.